Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi insieme faremo una bella full face con il brand Bella Oggi. Sono stata da Ticotà giusto ieri proprio perché sotto al video dei prodotti low cost di settimana scorsa mi avete suggerito di provare questo brand perché lo amate particolarmente, quindi appunto ho acquistato tutti i prodotti per fare una bella full face. Spero di aver azzeccato quelli più nuovi e anche quelli che vi interessavano di più. Non ne sono completamente sicura perché non c'erano particolari cartelli, cose che indicassero quali fossero i prodotti nuovi. Ho visto soltanto dei gloss e ne ho preso uno, però appunto oggi proviamo insieme questo brand. Avevo fatto una full face con appunto il brand di Bella Oggi, ma tipo 6-7 anni fa, però da quello che ho capito dai vostri commenti hanno fatto un rebrand completo e appunto vi piace molto, quindi ho pensato di testarlo insieme a voi. Senza alcun dubbio direi che possiamo cominciare. Ovviamente come sempre cominciamo dalla base, vado ad applicare questo fondotinta che è il My Skin Matte. La colorazione che ho preso è la 03 Warm Beige, tra quelle che c'erano mi sembrava quella che combaciava un pochino meglio. Dovrebbe essere un fondotinta completamente opaco e full coverage, no transfer e super leggero sulla pelle, con una tenuta di 12 ore. Allora, vado a stenderlo con un pennello e mi sa che ho proprio cannato colorazione perché è decisamente troppo scuro. Dal pack sembrava un po' più chiaro, devo dire, anche perché ho deciso di non prendere la 2 perché mi sembrava chiarissima. Però dai, è un po' scuro ma neanche eccessivamente, quindi dovremmo riuscire comunque a farlo funzionare abbastanza bene, dai. Vado a stratificarne ancora un pochino da questa parte qui, così vado a coprire le varie discrumie. Comunque il colore è leggermente scuro ma non è una situazione così tragica come appena applicato. Cioè inizialmente sembrava proprio arancione, mi sono spaventata. Invece appunto il colore non è perfetto, però comunque utilizzabile secondo me. Il finish è molto bello, come vi dicevo, completamente opaco, coprenza da media full stratificabile, ha un effetto anche bello elegante. Come finish, come stesura, eccetera, mi piace molto. Problema, diciamo, dei fondotinta drugstore di solito sono le colorazioni perché non ce ne sono tantissime, però in generale, proprio come fondotinta, devo dire che mi piace tantissimo. Adesso devo vedere cosa ne penserà la mia pelle, perché come sapete io ho una pelle abbastanza sensibile e non ama tutti i fondotinta purtroppo, però non penso che dovrebbero esserci grossi problemi, almeno spero. Ora, come correttore andiamo a utilizzare il Cover Pro 24 ore, questo è nella colorazione 04 Honey, anche qui spero di aver azzeccato la colorazione. Dovrebbe essere ad alta coprenza, no transfer e resistente all'acqua. Questo qui è il nostro pack e questo qui invece è l'applicatore. È fatto tipo a pennellino. Che carino, non pensavo fosse così. E vado a stenderlo, direi che il colore mi sembra abbastanza azzeccato vedendolo così. Speriamo che non vada ad ossidare troppo, ma non mi sembrerebbe. Beh, la comodità di questo applicatore per fare il contour al naso, se ci fosse un colore freddo marroncino, sarebbe il top. Ora vado con il pennello a sfumarlo, si asciuga decisamente molto in fretta. Pur essendo così coprente, avendo un finish così opaco, non mi sembra che vada a seccare particolarmente. Io non ho un contorno occhi particolarmente segnato, cioè non ho occhiaie evidenti, però non tutti i correttori funzionano bene su di me, ecco. E questo mi sembra uno di quelli che funziona proprio bene. Non so se riuscite a percepire quanto è levigato il contorno occhi in questo momento. Non vi so dire su un contorno occhi secco perché, come vi dicevo, il mio fortunatamente è abbastanza normale, però vi dico che come finish, come effetto, eccetera, mi sembra molto molto bello. Ora sto veramente sperando che alla mia pelle piacciono questi prodotti perché questo correttore è stupendo. Era da tanto che non provavo un correttore così bello e adesso mi chiedo come abbia potuto perdermelo. Ora dobbiamo passare alla cipria, andiamo a utilizzare la Sublime Powder, questa è nella colorazione 130, questo qui è il pack semitrasparente con il prodotto all'interno. Non c'erano tantissime colorazioni disponibili, quindi incrociamo le dita. Questa volta vado a prelevarla con un pennello, dovrebbe essere una cipria compatta, comunque colorata. Inizio da qui, temo che sia troppo scura. Sì, allora è un pochino scura la colorazione rispetto a quello che sono abituata a utilizzare io, infatti mi sta andando a togliere un po' l'effetto illuminante del correttore che abbiamo utilizzato. Decisamente non la colorazione giusta per me, purtroppo, infatti dallo schermo si vede tantissimo. Dovrò andare a sistemare questa situazione decisamente con bronzer, blush, eccetera. Quindi a questo punto utilizzo questa cipria anche sul resto del viso perché sennò si vede troppo lo stacco. Mi sembra un pochino secca e lo noto specialmente da questa zona qui perché è andata un po' a risaltare i pori, quindi non è super
superi per levigante. Per il momento non mi colpisce così tanto, specialmente perché ha segnato un po' i pori. Passiamo adesso al bronzer. Andiamo a utilizzare il Precious Bronzer nella colorazione 120, che è freddo e non mi capita mai di trovare un bronzer low cost che sia freddo, quindi appena l'ho visto mi sono emozionata. Adesso proviamo a utilizzarlo prima per andare a fare il contour, così vediamo un po' come si comporta. È un pochino polveroso in cialda, però adesso andiamo ad applicarlo e vediamo come si applica. Allora ne applico un pochino così e poi vado a sfumare. Mamma mia, la cipria mi sa che mi ha rovinato un po' tutto. Allora, questo qui è il contour una volta applicato e sfumato. Su di me il colore risulta abbastanza violaceo, non mi piace tantissimo, specialmente per il fatto che è leggermente luminoso, motivo per cui, essendo così freddo, non funziona benissimo come contour, proprio perché è luminoso e non opaco. Per poter fare un buon contour, di solito, cioè almeno quello che ho provato io sulla mia pelle, deve essere un colore freddo, opaco, perché deve sembrare proprio come se fosse un'ombra naturale sul viso. Il colore poteva anche andare bene su altri incarnati, e ok, ma essendo luminoso appunto non permette di andare a fare il contour, quindi io comprerei questo bronzer in una colorazione più calda da utilizzare come bronzer. L'unica pecca è che non mi sembra che si sfumi particolarmente bene, cioè io ci sono stata un po', ma mi sembra comunque che non sia coeso con il resto del viso, forse anche un po' colpa della cipria, sicuramente ha fatto anche quella, però cioè non mi piace particolarmente come si sfuma, non mi sembra un qualcosa di wow, meraviglioso, ed è un peccato perché il colore, come vi dicevo, aveva un gran bel potenziale. Speriamo di avere un po' più di fortuna con il blush. Abbiamo qui il Cheek and Bright, quindi blush più illuminante nella colorazione 01 Pink Shy. Formula cremosa, me l'ero persa questa informazione. Allora andiamo a prelevare un pochino di blush con la spugnetta e lo andiamo a stendere, e poi vado a prelevare un pochino dell'illuminante direttamente con il dito e vado ad applicarlo sul punto più alto dello zigomo. Allora, il blush è molto pigmentato, si sfuma e si applica decisamente bene, non mi ha dato grossi problemi. La parte dell'illuminante all'interno qualche micro glitter, quindi se non vi piacciono i glitter sul viso ovviamente non fa il caso vostro, però l'effetto mi sembra super luminoso. Questo devo dire non mi dispiace, non mi sembra qualcosa di wow, però mi sembra comunque carino. Direi di passare al trucco occhi. Ho acquistato la palette Color Affair Palette Nude, che è questa qui con all'interno questi toni sul violetto. Direi di cominciare da questo marroncino opaco, che è uno dei pochi colori opachi della palette, e andiamo a utilizzarlo un po' come base. Attenzione perché gli ombretti sono molto polverosi, però inizio dall'angolo esterno e vado a scurirlo, e vado leggermente anche nella piega, partendo praticamente dall'angolo esterno, muovendomi verso l'interno. Vado a prendere un pennellino da sfumatura e sfumo i bordi. Allora, questo opaco non è pigmentatissimo, non è tanto semplice da stratificare, nel senso che ho provato a fare più passate, ma più di un tot comunque non fa. Si sfuma, nel senso che non crea linee troppo nette, non mi sembra particolarmente a macchie, però non è proprio uno dei miei ombretti preferiti, ecco, cioè mi sembra un po' secco. Più che altro secondo me non è facilissimo da utilizzare se non avete tanta esperienza con gli ombretti. Ora vado a prendere questo rosino shimmer direttamente con le dita e vado ad applicarlo sulla palpebra mobile, e ha un effetto molto leggero e molto delicato. Non è brutto, nel senso, cioè comunque è carino se si vuole un effetto appunto delicatissimo, però secondo me ci sono altri shimmer, anche sempre low cost, che comunque sono un po' più, cioè si attaccano un po' meglio alla palpebra, sono un po' più carini e anche un pochino più sottili. Questo appunto è carino, però sinceramente io non lo ricomprerei, devo dirvi la verità. Non mi dice niente di che, e lo immagino anche magari su chi magari ha una pelle più matura, chi magari cerca qualcosa per andare in ufficio, eccetera. Cioè non sto pensando soltanto per me, quello a cui sono abituata io, però cioè penso che possiate comunque avere qualcosa di meglio anche allo stesso prezzo, o comunque a leggermente di più, o magari anche a meno. Provo ad applicare anche un pochino di questo lilla, direi qui, quindi al centro della palpebra, giusto per provare anche qualcos'altro. Anche lo vedete, è carino, però è un po' blando, non vi direi di spendere soldi per questi ombretti qui, ecco. È arrivato il momento di passare al mascara, andiamo a provare questo qui che si chiama Lash Roll Breaker. Dovrebbe essere un mascara effetto laminazione, contenuta fino a 24 ore e resistente all'acqua. Questo qui è lo scovolino, sembra molto promettente,
Di solito questi sono super allunganti, direi di andare ad applicarlo. Allora, questo qui è l'effetto della mascara sulle mie ciglia, come vi dicevo, effetto laminazione, quindi molto naturale, è abbastanza allungante, incurvante, è un pochino appiccicoso, quindi quando mettete lo scovolino sulle ciglia è strano, cioè sembra proprio che la formula sia un po' appiccicosa, però non si incollano particolarmente tra di loro. L'effetto secondo me non è male, non mi fa neanche impazzire, cioè è carino. Secondo me ci sono mascara un po' più belle di così, cioè per le mie ciglia che comunque sono corte. Se invece avete delle ciglia lunghe potrebbe piacervi veramente tantissimo. Passiamo adesso al rossetto, andiamo prima con questo qui che si chiama Matte Affair 12 ore. Io ho preso la colorazione 01, è un bel nude, vediamo un po' com'è sulle labbra, quindi andiamo ad applicarlo. È assolutamente stupendo, l'applicatore abbraccia bene le labbra, è molto sottile, completamente opaco, leggerissimo, si asciuga in pochi secondi, il colore è meraviglioso, non oso immaginare con una matita. Veramente è super confortevole sulle labbra, per il momento mi sembra di non avere nulla. Ovviamente non so dirvi della tenuta perché è la prima volta che lo provo, però il colore, la formula, cioè proprio bellissimo, veramente super bello. E adesso invece andiamo a provare questo gloss che è della nuova linea Gloss Affair, dovrebbe essere una novità. Ho preso la colorazione 02 Toffee Rose. Mi ricorda tantissimo i lifter gloss di Maybelline, ha lo stesso finish, ha lo stesso profumo, lo stesso effetto sulle labbra, la stessa pigmentazione, esattamente come quelle di Maybelline, è molto molto bello. E questo qui, miei cari amici, è il nostro look completamente finito. Sicuramente fra i miei prodotti preferiti ci sono il rossetto liquido e il correttore, sono quelli che proprio mi hanno colpito tantissimo. Devo dire che il risultato finale non mi fa impazzire perché sono un po' scura grazie alla cipria, appunto, che non era della colorazione giusta, però in generale secondo me appunto alcuni prodotti sono veramente delle chicche. Grazie mille per avermi suggerito di provarli. Mi raccomando, voi se vedete qualche prodotto che vi interessa, scrivetemelo, io sono sempre pronta ad andare, comprare, provare. Adesso dobbiamo fare un'altra full face con i prodotti low cost che ho comprato, ho preso un po' di novità di Revolution, di Essence e anche qualcosina di Deborah che non avevo mai provato. Così li testiamo insieme e vediamo un po' come sono in una delle prossime, nei prossimi video. E niente, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. E niente, grazie mille come sempre della compagnia. Spero di vedervi anche nel prossimo. Ciao!